Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Salve a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Dal 1 gennaio al 7 maggio 2017, 10 pomeriggi di musica da camera organizzati dall'Accademia Musicale Rossini regaleranno alla cittadinanza la possibilità di riscoprire la chiesa San Giuseppe di Voghera, da molto tempo chiusa ai vogheresi, è quella situata in via Plana. Cosa ne pensa di questa iniziativa che tra l'altro ha incontrato anche il consenso e il supporto del commissario Pomponio? Che è un'ottima iniziativa, tutto ciò che cultura ben venga. Beh, se fosse sponsorizzata la trovo un'ottima cosa, cioè adesso tu mi hai detto San Giuseppe, io non ho neanche presente qual è. Cioè, quella in via Plana. Ah ok, allora adesso l'ho capito. Sì, io la trovo un'ottima iniziativa, dovrebbero essercene di più, quindi soprattutto magari se fatta da giovani, perché no? Bellissima, bellissima. Perché ci vuole. Ci sono secondo lei degli altri luoghi a Voghera che andrebbero riqualificati o riscoperti, e se sì quali e perché? Banale, il teatro, perché trovo che cioè, comunque sia uno dei più belli di tutta la provincia e quindi secondo me andrebbe valorizzato, piuttosto che altri spazi come la caserma potrebbero essere spazi estivi per concerti, invitando ospiti, sempre per i giovani, perché si dice sempre che a Voghera non c'è niente, però gli spazi ci sono, c'è il palazzetto che si può utilizzare, quindi penso di sì, insomma. Quindi anche luoghi già utilizzati ma che potrebbero essere utilizzati per ulteriori iniziative anche differenti rispetto a quelle che vengono attuate attualmente. Sì, penso che non ci sia da spendere soldi per creare nuovi spazi, ce ne sono, usiamoli, quindi sì, riqualificarli sotto un'altra veste. Sì, sì, sarebbe l'altra chiesa che c'è qua dietro, adesso non so dove c'è il Duomo, in questa zona qua. Adesso penso sui due piedi, non lo so, sicuramente l'ex manicomio psichiatrico ha delle potenzialità enormi e volerci investire viene fuori un bel polo. Ha avuto modo di visitarlo in passato oppure no? Ci lavoro. Lavoro in una parte ristrutturata, ma ha delle enormi potenzialità. In buona sostanza lì potrebbero venire tutti i servizi del cittadino in un unico polo. Forze dell'ordine, anagrafe, comune, qualsiasi cosa, tutti lì. Uno parcheggia, entra e esce che ha fatto tutto, se ci fossero i soldi per metterlo a posto e le intenzioni.